Buongiorno a tutti, un saluto al professor Paolo Mazzarello, che è il nostro ospite quest'oggi nell'ambito della rassegna Novi d'autore, e parleremo di un libro di cui è autore con Maria Antonietta Grignani, che si intitola, il libro è questo, Ombre nella mente, l'ombroso e lo scapigliato. Diciamo che il titolo è molto efficace e poi ce lo spiegherà il professor Mazzarello, probabilmente attinge anche a delle frasi che sono state poi pronunciate nell'ambito dello scambio che ci fu tra i due personaggi del sottotitolo, l'ombroso, lo ricordiamo tutti, lo conosciamo tutti, e lo scapigliato, vedremo chi è. E un libro che è pubblicato da Bollati Boringhieri. Molto piacevole, lo dicevo prima di cominciare al professore, perché si legge veramente con grande facilità e con grande piacevolezza, pur raccontando temi di grande complessità che hanno interessato molto l'Italia, ma non soltanto, anche l'Europa, il dibattito filosofico, il dibattito scientifico a cavallo tra 8 e 900, cioè da partire dalla metà dell'Ottocento fino poi al nuovo secolo. E quindi tutti questi temi che la discussione scientifica e culturale aveva messo sul tavolo, il dibattito europeo un po' animava, li ritroviamo poi nel libro. Intanto ripeto ancora un saluto e un ringraziamento al professor Paolo Mazzarello, che insegna storia della medicina all'Università di Pavia, mentre la professoressa Maria Antonietta Grignani, che oggi non è con noi, ha invece insegnato linguistica. E queste due competenze si ritrovano perché i due personaggi vengono da mondi almeno in partenza diversi, ma poi si incrociano, poi si scambiano le parti in un gioco quasi di specchi che è molto piacevole, nel quale, sempre giocando sulla metafora dello specchio, anche il lettore in un certo senso si ritrova. Perché tutti noi, poi vedrete andando avanti anche nella lettura del libro, nella discussione di oggi, poi ci interrogheremo su quello che poi è la nostra interiorità, il nostro rapporto con noi stessi. Professore, intanto direi di fare un breve riassunto del libro e quale storia vogliamo raccontare, chi è lo scapigliato e perché l'ombroso ha avuto a che fare con questo personaggio che ora riveleremo essere uno dei protagonisti anche della cultura italiana della fine dell'Ottocento. Sì, in un certo senso è la storia di due mondi in partenza lontanissimi che trovano un punto di contatto e di, come dire, di integrazione che si sviluppa poi nel tempo. Due personaggi che vivono, diciamo, la storia si ambienta nella seconda metà dell'Ottocento, sostanzialmente verso la fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, personaggi che furono di grande rilievo nella storia culturale italiana dell'epoca. L'ombroso fu a fine secolo probabilmente il nome italiano più noto a livello internazionale. Era un autentico fenomeno culturale. La sua teoria del criminale nato, le sue teorie antropologiche si erano diffuse in tutto il mondo. Dossi era un esponente di spicco della scapigliatura milanese, questo movimento letterario che si ispirava un po' alla vita dei bohemien francesi sotto certi profili, ma era anche un movimento ribellista ma mai rivoluzionario, che criticava la società borghese, che aveva curiosità per il mondo del macabro. Diciamo due mondi inizialmente molto lontani. Però avevano un luogo di confluenza, Pavia, perché l'Ombroso si laurea a Pavia nel 1858, poi fa il medico militare, ma torna a Pavia a insegnare antropologia, anzi direi psichiatria e anche antropologia all'università. Dossi, proprio in quegli anni, è invece studente di giurisprudenza. Dossi era nato a Zenebredo, vicino a Pavia, e poi si iscrive a giurisprudenza, e quindi i due si trovano a vivere nello stesso humus culturale, anche se sono molto lontani culturalmente. Però si incontrano, perché a un certo punto Dossi legge L'uomo delinquente di Cesare Lombroso ed è come una folgorazione per lui questo libro.
Pavia, infatti, scusi se la interrompo, Pavia vuole anche dire Mantegazza, quindi ci può essere un rapporto mediato anche da questa figura di intellettuale, di scienziato. Assolutamente. Paolo Mantegazza è proprio in quegli anni professore di patologia generale a Pavia. Era appena tornato dal suo viaggio in Sud America, dove diciamo, aveva fatto delle esperienze un po' avventurose, ma anche di esplorazione scientifica. Infatti, lui poi pubblica una serie di lettere dal Sud America che avranno un discreto impatto. E Mantegazza diventa amicissimo di Lombroso. I due sono proprio in contatto quasi quotidiano in certi momenti. Mantegazza, che aveva un'apertura europea, lui scrive a Darwin, c'è una lettera nella raccolta curata dalla Cambridge University Press, c'è una lettera da Pavia di Mantegazza a Darwin. Quindi siamo in un contesto di grande apertura anche a livello della cultura europea. E ci sono dei tratti molto simili fra Lombroso e Mantegazza, almeno a quell'epoca. Studiano con metodi simili, studiano per esempio l'algometria, la sensibilità al dolore. L'idea era che ci fosse una sensibilità diversa a seconda del tipo di patologia. Un paziente depresso, per esempio, aveva una sensibilità al dolore diverso da un altro paziente psichiatrico. E non solo, ma addirittura c'era poi questa mitologia delle razze umane, che è stato poi, diciamo, in gran parte e soprattutto poi negli ultimi anni smentita dal punto di vista biologico, ma che all'epoca cercava delle radici biologiche nelle differenze, diciamo, umane, nelle popolazioni umane. E entrambi quindi si occupano di questi temi che erano dominanti del positivismo dell'epoca, questo movimento filosofico che aveva però un grande impatto nella pratica scientifica, che metteva la scienza al centro di ogni attività umana. L'unica verità che si poteva realmente estrarre dalla natura era quella attraverso la procedura scientifica, attraverso i metodi scientifici. E sia Mantegazza che Lombroso aderiscono a questo movimento filosofico. Dossi invece ha delle radici diverse. Dossi è una persona, diciamo, che ha un sacco di nevrosi, un sacco di problemi, è molto angosciato. Inizia a scrivere una serie di bozzetti, una serie di brevi ritratti, poi scrive un testo un po' più lungo, dedicato ad una idea utopistica, la colonia felice, in un qualche modo, diciamo, in cui sviluppa delle tematiche fortemente antilombrosiane. Infatti, poi è sorprendente vedere come, diciamo, la lettura del libro di Lombroso, 1876, esce sull'uomo delinquente, appunto, sia per lui una folgorazione. Dice: io mi rendo conto di aver scritto un libro che è completamente errato, perché va contro quello che Lombroso ha dimostrato in maniera chiara ed evidente essere invece, diciamo, una caratteristica profonda della natura umana, il fatto che l'uomo non è spontaneamente buono. E se noi mettiamo dei criminali assieme in una colonia, come aveva ipotizzato in questo romanzo Carlo Dossi, aveva ipotizzato che si sviluppasse poi una società armonica in cui in fondo il male venisse emendato per una sorta di logica utilitaristica che avrebbe dovuto diffondersi. Invece, leggendo Lombroso, dice no, invece Lombroso dimostra che le radici del male sono profonde nell'animo umano, e quindi la mia ipotesi è completamente errata. Per cui La colonia felice, questo libro che propone inizialmente, avrà una seconda edizione con una premessa di Dossi in cui dice: in realtà voi leggete questo libro, ma è tutto sbagliato perché è antiscientifico, non segue i dettami della nuova scienza lombrosiana, insomma. Noi notiamo che il libro si fonda in parte su fonti letterarie, e le note azzurre di Dossi è una straordinaria miniera
non soltanto per questo rapporto, ma in generale un po' per la cultura italiana, sono più volte state citate, riprese, quindi uno zibaldone straordinario. Però vedo che c'è anche un impianto documentario molto solido, cioè avete poi anche ricostruito su fonti, credo anche in buona parte inedite, comunque d'archivio, questo rapporto in modo nuovo. Mi pare di aver notato, perché avete attinto Sì. proprio a una mole di documenti importante. Sì, dunque io lo definirei proprio un diciamo romanzo con citazioni oppure un saggio narrativo, nel senso che siamo partiti effettivamente da dati concreti trovati nei vari libri, in vari documenti, anche d'archivio. Poi però sono stati combinati assieme e diciamo fatti dialogare all'interno del libro in modo tale che ne venga fuori una storia vera e propria. Cioè è un libro di storia, ma è anche in qualche modo una sorta di romanzo reale, vero. Cioè le vicende che noi raccontiamo si sono svolte realmente e sono citate, si può andare a verificarle. Ecco, poi beh, c'è qualche foto. Io vorrei partire anche da una foto di Dossi del 1912, proprio dalle Note Azzurre, pubblicato da Treves. Ecco, come si può vedere, evidentemente Dossi aveva anche una considerazione di sé, no? Un po' problematica. E quindi leggendo Lombroso, che faceva dell'anatomia, dell'aspetto fisico, un elemento proprio di lettura comportamentale, psicologica o addirittura patologica, forse metteva insieme anche questi due elementi, cioè non si, Dossi si è trovato un po' di fronte a una specie di radiografia nei testi di Lombroso, perché il suo aspetto forse rappresentava per lui anche una specie di interrogativo. Esattamente, lei ha proprio centrato il punto, è proprio così. Cioè, lui trova inizialmente almeno, ma poi anche in seguito, fin quasi alla fine del loro rapporto, un punto fisso, fermo in Lombroso, che è il punto di vista della scienza. Effettivamente lui aveva, diciamo, era dominato da varie angosce, era una persona problematica, aveva dei problemi di identità personale, che cosa faccio, qual è lo scopo della mia vita, si faceva un sacco di domande e alla fine Lombroso, come dire, dà delle risposte quasi mediche inizialmente ad Ossi, che infatti si pone come un paziente rispetto a Lombroso, perché scrive una autodiagnosi quotidiana. Peraltro pubblicata soltanto negli anni 80 del Novecento, quindi molti anni dopo, ma una sorta di elenco dei disturbi che lo dominavano e anche descrizioni fisiche, il colorito itterico alla nascita, il grosso cranio, è un autoritratto grottesco, possiamo definirlo, di se stesso, che lui scrive con l'intenzione di mandarlo a Lombroso per avere da Lombroso delle risposte che la scienza psichiatrica poteva dare. In più manda anche un suo ritratto fisico, perché Lombroso aveva la teoria secondo cui dall'aspetto fisico delle persone si potesse dedurre anche gran parte della psicologia delle stesse. Lui infatti analizzava per esempio i criminali, gli aspetti somatici, le bozzature del cranio e così via, con l'intenzione di riuscire a farne poi una diagnosi anche psichiatrica. E aderendo a questa teoria, in un qualche modo, o perlomeno ispirandosi a questa teoria, Dossi manda tutta una serie di elementi a Lombroso perché appunto Lombroso possa poi formulare, una diagnosi in un qualche modo. Quindi è un rapporto asimmetrico, in cui c'è da una parte il medico, lo psichiatra, diciamo in un qualche modo rappresentante ufficiale della scienza psichiatrica dell'epoca, e dall'altro lato una persona fragile, piena di problematiche personali, di fragilità, che cerca un punto fisso in un qualche modo. Almeno questo inizialmente. Vedo che ho visto nel libro che lei pone, voi autori ponete
una data fondamentale nel 1870, una fredda mattina, quando Lombroso incontra il cranio di un bandito. Ecco, questo ci ricollega un po' al tema anche di cui lei diceva prima, cioè con questo confronto anche con la marginalità sociale e il comportamento borderline che poi si riflette in questo caso nel cranio del bandito, che poi sarà oggetto di un ampio dibattito dal 1870 in poi. Infatti, questo è un punto nodale nella vita scientifica di Lombroso. Lombroso, che già aveva in precedenza sviluppato dei temi legati all'evoluzionismo, legati alla degenerazione e così via, però questi vari temi trovano proprio un punto di confluenza nel 1870. In quella fredda mattinata, come dice Lombroso, in cui osserva il cranio di questo criminale, tal Villella. Nella base cranica e nella porzione posteriore del cranio, dove normalmente dovrebbe esservi una cresta, la cosiddetta cresta occipitale, lui osserva invece una cavità e immediatamente aveva una mente che facilmente passava dei cortocircuiti mentali, faceva dei collegamenti, era veramente una mente a vasi comunicanti, quella di Lombroso, una mente picaresca che cercava frammenti da varie fonti e le collegava, le metteva assieme. Beh, gli viene in mente improvvisamente che la stessa caratteristica è in alcune proscimmie e nei lemuri. Quindi inizia a pensare che questo criminale abbia queste particolari alterazioni fisiche, la presenza di questa fossetta occipitale, perché? Perché in realtà è una sorta di scimmia proiettata nel mondo contemporaneo. E lei elabora la teoria secondo cui il criminale in realtà è un uomo regredito sulla scala evolutiva, regredito a esseri ferini, violenti, che fanno parte però di un passato filogenetico lontano sulla scala evolutiva. Sono chiaramente delle teorie completamente astruse e del tutto infondate, ma che tuttavia avranno un grande successo e daranno origine ad una branca scientifica tuttora considerata che è l'antropologia criminale, cioè lo studio, diciamo così, del fenomeno criminale dal punto di vista biologico e anche, negli aspetti di collegamento fra la biologia e la cultura. Che peso aveva il pregiudizio, sia nei confronti della malattia mentale in generale, che in confronti proprio di questi soggetti che avevano una vita, chiaramente antisociale? Il pregiudizio era assolutamente dominante, c'era un bias mentale per cui uno partiva, pensava di operare secondo i dettami del positivismo. Il positivismo teoricamente prescriveva di raccogliere i dati dalla natura, dai fenomeni che si volevano studiare e quindi di elaborare sulla base di questa raccolta poi delle teorie conseguenziali. Nella realtà delle cose, spesso questi psichiatri, anche Mantegazza, sotto altri profili, partivano da dei preconcetti che avevano in testa già al momento in cui studiavano i fenomeni e utilizzavano questi preconcetti come sorta di filtro interpretativo della realtà. Per cui nella realtà non si partiva dai dati per arrivare alle ipotesi, ma si partiva dalle ipotesi che filtravano poi i dati sempre a favore delle ipotesi. E questo è proprio un pregiudizio che nell'antropologia, a partire già dal Settecento, con Blumenbach e la classificazione dei gruppi umani su base biologica, ma anche appunto lungo tutto l'Ottocento, lo vediamo chiaramente. La scienza non è solo, metodo sperimentale e asettica raccolta dei dati. Lo è stata di più forse nell'ambito della fisica e della chimica, più della fisica che della chimica, in cui era più facile evidentemente isolare l'elemento sperimentale preciso. Ma quando nella raccolta degli elementi fondamentali
si doveva partire da un dato qualitativo. Era molto difficile liberare la propria mente dai pregiudizi. E i pregiudizi dell'epoca erano quelli, cioè erano le differenze razziali basate anche di tipo psicologico, basate sul comportamento, l'inferiorità mentale della donna. Lombroso era assolutamente, scrive pagine e pagine sull'inferiorità mentale della donna, come facevano gli psichiatri a quell'epoca. Quindi era un periodo davvero dominato, per così dire, dai pregiudizi. Ecco, io vorrei toccare un tema, secondo me, centrale, che poi nel libro lo attraversa un po' e lo ritroviamo, semmai così accennato, nella quarta di copertina, in una frase citata da Carlo Dossi: "I pazzi aprono le vie che poi percorrono i savi", ovvero il rapporto tra genialità e follia. Tra l'altro, lei è autore di un volume su Lombroso e Tolstoi che ha un po' affrontato già questo tema del Lombroso che si trova di fronte al grande scrittore, ma all'uomo un po' problematico, quindi all'uomo che è oggetto di studio per uno studioso come Lombroso. Ecco, lo stesso Dossi si pone, riflettendolo su se stesso, Sì. questo dilemma, ecco, il genio deve essere necessariamente folle, quasi una deviazione naturale e inevitabile. Beh, noi sappiamo che non è così, naturalmente, però diciamo il tema del rapporto fra follia genio è un tema antico, per la verità, che viene ripreso continuamente e che molto probabilmente ci sono degli aspetti anche di tipo medico, che in parte, in una minima parte, possono giustificare questo tipo di associazione. Per esempio, è stato dimostrato che molte persone di notevole talento, di notevole genio, persone che hanno prodotto anche opere importanti, forse soffrivano, per esempio, di aspetti di bipolarità. Per cui è vero che nella fase in cui una persona arrivava proprio al fondo del suo profilo psichiatrico, era quasi inabile a fare qualsiasi cosa, ma è anche vero che durante le fasi esplosive della mente poteva raggiungere delle vette creative assolutamente straordinarie. Quindi, diciamo, il tema del genio e della follia è legato sicuramente anche a importanti temi psichiatrici, però il modo in cui Lombroso lo tratta è chiaramente filtrato dai suoi bias mentali, dai suoi pregiudizi mentali, come abbiamo visto prima. Cioè lui sostanzialmente sosteneva che il genio avesse in sé degli elementi di tipo degenerativo. Perché? Perché dice che alla fine, diceva che alla fine diciamo, un genio pagava con una sorta di regressione sul piano biologico, le grandi doti che sotto altri profili gli permettevano di esercitare il suo genio. Quindi una sorta di legge di compensazione, di cui aveva parlato anche Goethe, per esempio, che lui ascrive proprio a moltissimi geni, tra cui anche Tolstoi. Adesso lei faceva riferimento a questo libro che ho pubblicato nel 2005 da Bollati Boringhieri, in cui, avendo questa teoria in testa, cioè Lombroso sostenendo che il genio aveva anche degli elementi di tipo degenerativo, quindi aveva un più, ma aveva anche un meno, allora l'idea qual è? Lui doveva recarsi a Mosca nel 1897 al Congresso Internazionale di Medicina, dove viene accolto come un personaggio di primissimo piano della medicina mondiale, viene ospitato al Cremlino, insomma, lo accolgono come un nome di grandissimo rilievo. Lui però a un certo punto dice: "Ma io sono in Russia. In Russia c'è il massimo genio letterario mondiale, ma perché non lasciare il convegno e andare a fare un esperimento in vivo, a vedere se veramente sul piano fisico, visto che lui sosteneva che i degenerati dovevano avere delle alterazioni fisiche particolari, andare a vedere se il massimo genio letterario, Lev Tolstoi, ha anche delle stigmate, diciamo, dei segni di tipo degenerativo". Allora lascia, diciamo, vuol lasciare il convegno, però
Tolstoi era sotto il controllo delle autorità zariste all'epoca, per i suoi scritti sempre problematici contro il governo. Quindi lui chiede il permesso ufficiale, dice: io vorrei andare a visitare Tolstoi. E arriva il generale in capo della polizia e dice: senta, ma perché vuole andare a vedere Tolstoi? Tutti sanno che Tolstoi è un pazzo. E lui dice: ma è proprio per questo che voglio andare, io sono uno psichiatra. E allora, con questa argomentazione, riesce ad andare a farsi dare il permesso per andare a Jasnaya Poliana, e dove incontra Tolstoi, ed è un incontro comico in realtà, perché i due non si comprendono assolutamente. Tolstoi, tra l'altro, prima di partire, Lombroso aveva pubblicato un libro dal titolo Genio e Degenerazione, in cui c'era un ritratto di Tolstoi e sotto c'era scritto: Tolstoi, evidente esempio di genio cretinoso e degenerato. Quindi, e i libri di Lombroso erano tradotti in tutto il mondo, quindi sicuramente Tolstoi li conosceva. E quindi possiamo immaginare con che animo, quando arriva il telegramma da Lombroso, con che animo Tolstoi poi accetta di farsi visitare. Capisce che non è una visita letteraria, un incontro come capitava all'epoca, no? Andavano a incontrarlo perché era appunto un grande personaggio della letteratura, ma capisce che va per un motivo psichiatrico. E quindi non le sto a raccontare la storia, però la cosa notevole di questo incontro è che nel terzo grande romanzo di Tolstoi, Resurrezione, Lombroso è citato in maniera molto negativa in due volte nel libro. Quindi questo incontro, e questa è proprio una cosa che appunto quando l'ho notata veramente ero molto contento di aver fatto questa correlazione, perché la visita diventa strumentale poi nella elaborazione di un'opera letteraria, fondamentale come Resurrezione. Poi l'incontro è comico, ma non lo sto a raccontare adesso. Alla sera Tolstoi scrive nel suo diario: è venuto Lombroso, un vecchietto ingenuo e limitato. Peraltro, Lombroso aveva 7 anni meno di Tolstoi, e quindi cioè, questa è l'immagine che era passata nella mente di Tolstoi, dello psichiatra italiano. No, genio è follia, ma anche normalità è follia. Cioè, il dibattito era anche su che cosa è la normalità e che cos'è la follia, forse. Quindi qualcosa che interessava tutti. Beh, sicuramente siamo nell'epoca in cui Freud elabora la psicanalisi, quindi l'epoca che viene definita da Paolo Mantegazza il secolo nevrosico. Scrive un libro, Il secolo nevrosico, proprio riferito all'Ottocento. Quindi siamo in un'epoca in cui molti nodi arrivano al pettine, in cui molte tendenze trovano, si confliggono, in cui lo studio dell'uomo porta a dei misteri profondi che non si riescono a capire, e che quindi in un qualche modo la nuova psichiatria e anche i nuovi movimenti letterari e così via, alla fine cercano di fronteggiare in un qualche modo. E dal libro emerge anche un'altra domanda tra le tante che ci sono che ci interrogano, che secondo me accomuna un po' sia Lombroso che Dossi. La natura umana è emendabile? Cioè si può correggere e si può poi in un certo senso riscattare da questa ferinità che comunque serpeggia sempre sotto di noi e che in alcuni casi prende sopravvento, in altri viene controllata, però riusciamo attraverso la scienza, attraverso la psicologia, a creare un uomo buono e un uomo socialmente utile? Ecco, questa è un po' la domanda che secondo me Sì, dunque, accomuna i due. lei me la domanda rispetto alla loro risposta o rispetto all'attualità anche? No, rispetto al Allora. tempo nel quale, sì, e quindi a tutti quei pregiudizi e a quelle costruzioni mentali e culturali che c'erano all'epoca. Dunque, ma secondo Lombroso vi erano sicuramente degli esseri umani emendabili. Cioè, vi era una, diciamo, un tipo di criminalità
che è quella del criminale nato che non era emendabile, cioè era una criminalità profondamente iscritta nel codice mentale e biologico di chi ne soffriva. E il compito del medico era quello di identificare queste persone e al limite, prima ancora che avessero commesso un reato gravissimo, toglierle dalla società come forma di difesa. Quindi lui aveva questa idea che esistessero effettivamente fra gli esseri umani delle persone con quelle caratteristiche. Però poi fa tutta una classificazione di, diciamo, di delinquenti, di tipi umani, in cui mano a mano, cui ci si sposta, si trovano soggetti in cui invece l'educazione può essere importante. Lui, per esempio, fa dei viaggi in Valtellina, a studiare il cretinismo, che era una forma di il gozzo, era una patologia dovuta alla mancanza dello iodio nell'acqua, che quindi sviluppavano poi il gozzo, ma anche una oligofrenia, e anche un deficit delle funzioni mentali. Oppure, per esempio, con l'esercito italiano va in certe valli calabresi. E lui dice: guardate che lo Stato qui deve intervenire, l'educazione è importante, bisogna che lo Stato si dia da fare attivamente per sanare determinate situazioni. Quindi assolutamente lo Stato può intervenire con vari mezzi per emendare e migliorare le situazioni. Questo è evidente. Però c'era una particolare, diciamo, categoria di individui che erano i cosiddetti criminali nati, e lui ne descrive diversi, di autori di delitti efferatissimi, in cui sostanzialmente non c'era niente da fare, in cui la biologia era superiore alla psicologia. E questo ha anche interessato il dibattito sulla pena di morte che Dossi affronta. Sì. Questo ha interessato appunto quel dibattito ed erano entrambi sostanzialmente poi a favore della pena di morte. Lombroso è a favore della pena di morte nei confronti di questi individui, anche se in fondo poi se era la biologia a determinarne il comportamento, in realtà che colpevolezza avevano? Cioè il libero arbitrio era ridotto in loro, no? E quindi alla fin fine cadeva uno dei presupposti diciamo così, della giurisprudenza dell'epoca, quella che si basava sul Cesare Beccaria dei delitti e delle pene, sostanzialmente. Che era in pratica anche nel background culturale di Dossi, perché da Lombardo risentiva un po' diciamo, dell'evoluzione del pensiero illuminista lombardo. Certo, e però appunto siamo già in un periodo molto più avanti e alla fine lui forse da giovane probabilmente venne anche esposto, diciamo, a questo tipo di idee, ma di fatto poi quando cresce, quando vive e respira l'humus culturale dell'epoca, alla fin fine aderisce poi sotto tanti profili a una visione che in parte trae da Lombroso anche, indubbiamente. Ecco, io mi avvierei alla conclusione di questa nostra chiacchierata ricordando un po' che il percorso poi dello scrittore di Dossi, diciamo, è un po' un percorso diverso da quello di Lombroso che continua a essere interessato alle sue ricerche. Al contrario, Dossi ha una carriera più ministeriale, più diplomatica, quindi accantona un po' la scrittura e si dedica più alla vita politica e sociale, anche se naturalmente il suo primo pensiero è sempre di natura letteraria e culturale. E come finisce il loro rapporto, la loro storia? Che esito ha? E il libro come si conclude? Dunque, la loro storia si esaurisce quasi naturalmente fra 800 e 900
nel senso che le loro lettere si diradano, i riferimenti di Dossi alle opere di Lombroso si riducono, non ne parla più e diciamo, alla fine ognuno va un po' per la sua strada. Però è singolare il fatto che due scienziati, diciamo, Lombroso uno scienziato, Dossi un letterato, però entrambi cresciuti in un'atmosfera positivistica, in cui appunto erano i dati reali della scienza, gli elementi fondamentali, alla fin fine, diciamo, finiscono la loro vita aderendo entrambi alla parapsicologia e allo spiritualismo. È un momento di grande spolverio per personaggi come Eusapia Paladino e altri medium che giravano il mondo e così stabilivano delle, facevano, organizzavano delle sedute spiritiche ed erano riusciti addirittura a incantare Marie Curie, per esempio, oppure Wallace, uno dei cofondatori della teoria dell'evoluzione, e anche Lombroso. In Italia aderisce all'idea che esista uno stato radiante in cui la mente umana in un qualche modo possa persistere sotto nuove forme al di là della materia. E Dossi finisce anche lui in un qualche modo a sperare perlomeno e cercare di credere che non tutto finisca con la morte, ma che come il positivismo peraltro prescriveva, ma che vi fosse una qualche realtà ultraterrena legata appunto agli spiriti che in un qualche modo facevano ballare i tavolini durante le sedute spiritiche. Ecco. Quindi ecco, un arrivo diverso da proprio da quello che uno si potrebbe aspettare seguendo l'avvio di questa relazione, di questo rapporto, che è raccontato veramente in modo piacevolissimo in questo libro, Ombre nella mente, che abbiamo presentato. Le ombre nella mente poi alla fine sono le ombre nella mente di Lombroso e di Dossi, forse più del secondo, ma anche Anche senz'altro del quello. primo. Lombroso, che non era del tutto semplice come personaggio e che si sottoponeva probabilmente ad autoanalisi, evidentemente perché trovava quantomeno nella genialità, nella propria genialità, un elemento di studio. Io ringrazio il professor Paolo Mazzarello e lo invito naturalmente quando sarà possibile a venire a trovarci in presenza in modo da poter discutere di altri libri che ha scritto e di quelli che sicuramente. Che cosa ha in preparazione? Ne approfittiamo e glielo chiedo. Ma dunque, no, sto scrivendo per una lettura che devo tenere a Milano, ma che si sta un po' espandendo, forse ne verrà fuori anche un piccolo libro, una narrazione sul Darwin e Lombroso. Perché il Ah, darwinismo, al centro del per ora sì, in questo. Darwin e Lombroso. Interessante perché anche in questo caso ci si confronta con un altro personaggio che ha un po' monopolizzato il dibattito di quegli anni. Sì, c'è un'influenza di Darwin in Lombroso, certamente, perché in fondo lui questa teoria di tipo antropologico della criminalità, diciamo, tira fuori o considera anche delle coordinate darwiniane, cioè la filogenesi degli individui, quindi la regressione lungo la filogenesi è uno dei fattori fondamentali del comportamento criminale. E quindi c'è un rapporto che sto cercando di studiare, di analizzare. Bene, molto, molto interessante. Speriamo poi di parlarne anche a Novi Ligure, quanto prima. Grazie professore, grazie a voi tutti che ci avete seguito. Ricordo ancora Ombre nella mente, Bollati Boringhieri. Buona serata a tutti. Grazie molte.